Bene, buonasera a tutti, benvenuti a tutti gli ospiti. Un saluto da parte mia, io sono Ruggero Targhetta, sono il presidente della sezione Logici di Assindustria. Insieme con l'amico Pancolini del Metalmeccanici, della sezione Metalmeccanici, abbiamo creato questo evento. Non tanto questo evento di stasera, perché è tutto merito della Paola Candiotto, ma Antonella, scusami, che ringrazio per l'ospitalità, innanzitutto. Ti devo dire che mi colpisce questo evento di stasera, perché voi dovete sapere che è un evento che nasce 3 anni fa, è un'iniziativa che nasce 3 anni fa, dopo spiego anche e poi le motivazioni. È nato pre-Covid, quando il professor Scarso, che rappresenta il Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Università, non faccio altro che essere corretto questa sera, ci viene a trovare e dice: ho un'idea di fare uno studio sull'innovazione, lo vorrei fare sulle vostre imprese dei servizi innovativi. Ma poiché già allora si parlava di filiera, ci venne in mente, come servizi innovativi, di coinvolgere i metalmeccanici. E quindi ci appoggiammo alla disponibilità del predecessore di Filippo e siamo arrivati, dopo 3 anni, all'avvio ufficiale di questo evento. Che cos'è questa manifestazione? Abbiamo raccolto 12 filmati. È uno primo step che presenteremo, due li presenteremo stasera, dove affrontiamo i temi dell'innovazione e i passaggi e le necessità dell'impresa sull'innovazione. L'idea ci venne quando andammo a visitare un'importante impresa molto spinta sulla tecnologia 4.0, proprio insieme con la sezione metalmeccanici, andammo a visitarla, una cosa strabiliante in termini di automazione. Ma mi resi conto, guardando nelle facce gli imprenditori, che questi dicevano: certamente questi sono il non plus ultra, ma quando io potrò raggiungere, anzi non raggiungerò mai quel livello. E la riflessione che facemmo poi con i professori, collega anche del professor Scarso, fu quella di cominciare ad analizzare dei piccoli passaggi dell'innovazione per far capire a tutte le imprese che c'è effettivamente la possibilità di intraprendere questo cammino entusiasmante nella competitività, attraverso piccole soluzioni. E abbiamo creato il nostro obiettivo, lo troverete poi sul sito dell'associazione, una biblioteca, una videoteca digitale, dove gli imprenditori presenteranno delle soluzioni innovative che loro hanno trovato. L'insieme di questo percorso dovrebbe consentire a tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso di cominciare un cammino che non è detto debba cominciare allo step 1, dopo vi spiegherà meglio il professor Scarso, ma ognuno di voi può trovare uno step e una problematica. Abbiamo chiesto agli imprenditori, infatti, di esporre un problema che loro hanno avuto, di presentare una soluzione che hanno ottenuto attraverso la collaborazione anche del mondo dei servizi innovativi, di collaboratori e fornitori esterni, e di presentare i vantaggi di questa soluzione. Quindi voi, andando a esaminare tutto il percorso che abbiamo, che presenteremo nell'ambito del sito dell'associazione, vi renderete conto quali passaggi dovreste fare, che tipo di ragionamento dovrete affrontare, come i vostri colleghi hanno risolto i vostri stessi problemi. Questo è il nostro obiettivo, quindi di essere dei facilitatori dell'innovazione
attraverso dei casi reali. Con questo concludo la mia presentazione dando la parola al professor Scarso che introdurrà i lavori di quest'oggi. Grazie ancora della collaborazione che ci hai prestato e che il Dipartimento ci presterà nei prossimi mesi, perché abbiamo l'intenzione di rinnovare e di alimentare questa videoteca, di arricchire il materiale di lavoro. Buonasera a tutti. Tutte, ringrazio per la presentazione Ruggero. Detto che sono del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, ma perché in realtà il corso di studi del mio dipartimento, quello più noto e quello più grande, è il corso di studi di Ingegneria Gestionale. Molti dei prodotti, tra virgolette, che sforniamo poi sono assunti nella vostra azienda. Credo che anche Galdi abbia qualche ingegnere gestionale. Poi ringrazio evidentemente la nostra cortese ospite, appunto per l'ospitalità, anche per la bellissima location in cui è comoda location in cui ci troviamo. Come nasce anche questo progetto, questo studio? Nasce dalla volontà di capire quali sono le pratiche che possono portare chi sviluppa l'innovazione al successo e soprattutto capire quali sono le conoscenze che servono per sviluppare le idee, sviluppare l'innovazione, portarla sul mercato, e quali sono appunto i meccanismi, gli strumenti, le pratiche per sviluppare queste nuove conoscenze per arrivare con successo a portare i risultati innovativi sul mercato. Come abbiamo fatto lo studio? Molto rapidamente. Abbiamo ricostruito il processo di innovazione in alcuni casi esemplari. Quindi casi che sono casi di impresa, ma soprattutto casi di innovazione. Cioè abbiamo chiesto, con l'aiuto dell'associazione di Assindustria, di identificare delle imprese che avevano innovato con successo. All'impresa abbiamo chiesto di identificare quale fosse un'innovazione che loro ritenevano particolarmente importante e ne abbiamo sviscerato, se vogliamo dire in questo termine, il processo, cercando di capire anche quali sono stati i problemi che sono stati incontrati nello svolgere questo processo e come, con quali strumenti, quali supporti, eccetera, eccetera, le imprese hanno affrontato e risolto questi problemi. Perché la nostra idea era quella di dire: questi sono i problemi che si presentano, se qualcuno ha già trovato delle soluzioni che possono essere utilizzate anche da altri, le presentiamo. Chiaramente le soluzioni possono essere sia soluzioni puntuali, magari di strumenti puntuali, ma anche soluzioni generali, idee, modalità che poi si possono, nei casi specifici, tradurre appunto in operazioni, in attività specifiche a seconda del tipo di azienda che stiamo considerando. E da questo abbiamo tratto dei video dove si cerca di sintetizzare. Chiaramente i video sono video di 5 minuti, mentre la nostra intervista era un'intervista con video, durava più di un'ora e chiaramente non si può presentare tutta l'intervista. Quello che faremo dopo, e lo anticipo, è quello con i nostri cortesi ospiti, sia la nostra cortese ospite, dottoressa Candiotto, sia anche l'altro testimonial dell'IMESA, indicando il nome Carlo Miotto, di sviscerare, appunto, entrare un po' in più a profondità degli argomenti trattati nei video. Le due esperienze che presentiamo sono due esperienze abbastanza simili, accomunate dal fatto che abbiamo a che fare con aziende dalla forte e consolidata tradizione meccanica che hanno innovato, hanno, se ben ricordo, ho trovato anche questa, sono andato a rileggermi qualche intervista, hanno cambiato pelle, mi sembra che appunto lei abbia detto questo, hanno cambiato pelle, hanno modificato il loro modello di business per avvicinarsi sempre di più al cliente utilizzando anche le opportunità consentite dalla nuova tecnologia, dalla digitalizzazione. Vedremo che la tecnologia è un'opportunità, uno strumento, ma spero che ne esca, ma credo che i nostri ospiti qui questa sera, i nostri relatori, ce ne daranno conferma che la tecnologia sì, è molto importante, ma c'è molto anche, del resto, molto di più. E se posso anticipare una cosa, il fattore umano è importantissimo. Quello che è uscito da tutte quante le interviste che ho fatto è l'importanza del fattore umano e quindi delle conoscenze che sono incorporate nelle competenze che sono incorporate in questo fattore umano. Direi che prima di passare all'approfondimento possiamo passare ai video. E va bene, poi quando parleremo vi dirò anche delle modalità con cui chi è da casa può intervenire per fare delle domande. Thank you.
chiamo Antonella Candiotto, sono presidente di Galdi. È un'azienda fondata da mio papà, Galdino Candiotto, nel 1985 e ci occupiamo di produrre sistemi di confezionamento per l'industria alimentare. Nel 2009 abbiamo preso una decisione molto importante, che è stata quella di disintermediare e di arrivare da soli come brand agli utilizzatori finali. Abbiamo investito nel nostro percorso di internazionalizzazione. Parallelamente abbiamo investito anche nel progetto di introduzione della Lean Production e della messa in efficienza dei nostri processi. Nel 2018 abbiamo cambiato il nostro modello di business e da fornitori di macchine siamo diventati partner per i clienti che offrono soluzioni sia di packaging primario che di packaging secondario, rafforzando il nostro brand e accorciando ulteriormente la filiera. Nel 2015 abbiamo ridefinito la nostra strategia 15-20 come titolo Il cliente al centro e abbiamo deciso di investire nella ricerca e sviluppo e nelle nuove tecnologie. È all'interno di questo contesto di open innovation con le università, con i centri di ricerca e attraendo nuove competenze che abbiamo capito quanto era importante utilizzare le nuove tecnologie sviluppate dal piano Industry 4.0. Abbiamo investito anche nel rendere la nostra azienda più attrattiva per i talenti e nella trasformazione digitale. Non è stato un percorso facile, a volte ci sono stati diversi problemi da superare, alcune frustrazioni, ma siamo contenti perché oggi abbiamo una piattaforma Galdi che include tre applicazioni, Mash, True Your Eyes e i Portal, che permettono ai nostri clienti di tenere monitorata la loro produzione anche da remoto. Mash è un progetto che è nato nel 2017, promosso da Galdi, è un progetto IoT e permette il monitoraggio delle macchine. Da ciascuna macchina viene raccolta la telemetria, gli allarmi, le performance e questi vengono mostrati in una dashboard analitica. La raccolta degli allarmi permette di sapere in anticipo quale sarà la prossima parte a rompersi in ciascuna macchina. Intelligenza artificiale, cloud and edge computing, tecniche di predizione sono alla base, tecnologia alla base per i servizi digitali. Per Galdi è stata una grandissima sfida, essendo un'azienda prettamente meccanica. Non ci siamo spaventati, abbiamo affrontato il problema iniziando a informarci, a capire quali fossero le competenze e i ruoli chiave per poter sviluppare un progetto prodotto con queste caratteristiche. Abbiamo quindi formato un team fatto da persone con le competenze corrette Galdi, oltre all'università e ai fornitori di tecnologia. A questo team abbiamo dato una roadmap di prodotto con dei tempi molto sfidanti. Infatti l'idea era stata quella di presentare il prodotto in fiera, la fiera più importante del nostro settore, che sarebbe stata circa un anno e mezzo dopo la partenza del progetto. Grazie alla gestione del progetto con la metodologia Agile e concentrandoci sulle funzioni minime da presentare appunto in fiera, siamo riusciti a ottenere l'obiettivo. Il prodotto è stato presentato e ha suscitato l'interesse dei clienti. Oggi il prodotto si sta evolvendo, stiamo aggiungendo quotidianamente nuove funzioni e contemporaneamente stiamo confezionando i nuovi servizi misti tra fisici e digitali per poter permettere ai clienti di apprezzare il valore di quanto offerto. Il percorso non è finito qui, quindi la sfida è ancora attiva e viva e quindi questa è la strada che vogliamo perseguire, investendo proprio nell'alfabetizzazione digitale, prima di tutto del nostro staff e poi anche in quella dei nostri clienti e nel riuscire a comunicare nel modo corretto tutti questi servizi per farci riconoscere il valore dai clienti e rafforzare così l'immagine del nostro brand. Siamo fiduciosi che l'investimento nella trasformazione digitale, nelle nuove tecnologie, sia importantissimo e farà la differenza nel nostro futuro. Thank you.
La nostra azienda è nata nel 1968, in breve è divenuta protagonista del settore della lavanderia come azienda leader italiana. È sempre stata un family business. Negli ultimi 4-5 anni l'azienda ha avuto la necessità di cambiare pelle. Non era più indispensabile il prodotto, ma era indispensabile cercare quello che era più importante per i clienti, quindi una necessità interna di cambiamento. Negli ultimi 2 anni Imesa ha subito una profondissima trasformazione, passando da un sistema di controllo e di gestione classico a un sistema di tipo Lean. In effetti Imesa produce tutto, sostanzialmente creando il pezzo dall'inizio, dalla lamiera, fino ad arrivare alla costruzione del prodotto finito e completato. Questo significa sostanzialmente prendere per mano sia a livello di progettazione non solo la creazione della componentistica, ma anche immaginando come il processo venga modificato lungo il percorso, quindi la costruzione, il trasporto e anche l'assemblaggio dei pezzi a bordo Lean. Questa trasformazione sostanzialmente è stata molto profonda, ma è stato necessario implementarla tramite dei nuovi strumenti, qualche cosa che già esisteva e che è stato migliorato e qualche cosa che invece ha richiesto sforzi nuovi, per esempio nella generazione delle distinte base. La digitalizzazione è stato un elemento fondamentale, ad esempio per quanto riguarda la costruzione delle informazioni da portare a bordo linea, attualmente sono gestite tramite dei QR code, quindi il cartaceo di bordo linea è stato eliminato. E la stessa cosa si è realizzata invece per quanto riguarda la realizzazione della componentistica, quella che viene realizzata fisicamente nella carpenteria o in officina. Anche in questo caso i disegni non sono più fisici, ma sono virtualizzati con un notevole risparmio, non solo della carta, ma anche del tempo, per esempio, di aggiornamento dei processi di controllo dei componenti stessi. E tutto questo processo è stato possibile, ovviamente, incrementando non solo le energie nei singoli team, ma andando anche a vedere e trovare alcune risorse e competenze che prima non esistevano. Riuscire a creare un processo di delega all'interno dell'azienda e di empowerment delle persone è molto facile dire una cosa del genere, ma è estremamente complessa nel momento in cui un'azienda, dotata anche di una storia lunga alle spalle, decide di fare un cambiamento di cultura e di mentalità. Bisogna riuscire ad allineare l'aspetto dell'organizzazione con l'aspetto della cultura che cambia. Ci siamo basati essenzialmente su 3 concetti. Il passaggio da una visione puramente basata sulla sensazione ad una visione basata sui dati, il concetto di network e il concetto di empowerment. La prima serve per creare sicurezza, dati aziendali che permettano ai vari team e alle persone che guidano questi team di essere sicuri di poter prendere la scelta giusta nel momento giusto. Dall'altra parte il network e quindi il coinvolgimento di figure esterne all'azienda, siano esse fornitori o docenti universitari o ambiente dell'accademia privata o pubblica. Il terzo punto invece riguarda l'empowerment, la possibilità delle persone di lavorare in delega. Innanzitutto si è rivelato decisivo avere una visione chiara e una precisa volontà di cambiare direzione attraverso un processo di trasformazione. In secondo luogo è stato vincente puntare su quelle persone che all'interno di Imesa hanno dimostrato subito una volontà di cambiare e di cimentarsi in nuove sfide, valorizzandole e affiancandole con nuove figure professionali con diverse e complementari competenze. In terzo luogo, è stato fondamentale creare un team di persone di valore che monitorassero con costanza gli obiettivi e i progressi di questa trasformazione. Infine, si è puntato molto sull'attività formativa per creare una nuova mentalità, con una duplice finalità, quella di accrescere lo spirito collaborativo all'interno dell'azienda e quella di creare un nuovo approccio customer oriented, mettendo l'utilizzatore finale al centro del nostro business e al centro del nostro mondo.
Questo processo di trasformazione ha sicuramente incontrato delle resistenze all'interno dell'azienda. Questo clima è stato superato attraverso un coinvolgimento delle persone, dando loro maggior spazio, lasciandoli liberi di esprimere idee, opinioni, di confrontarsi, di discutere, di essere parte di questa trasformazione. Un ruolo importante è stato svolto dalla comunicazione interna, uno strumento in cui la proprietà di Imesa crede molto e in cui tutta l'azienda sta manifestando un grande interesse, lavorando ogni giorno per migliorarla e per renderla sempre più performante. È chiaro che c'è molta, molta strada da fare, a partire da un rinnovamento della brand reputation che è indispensabile. Dobbiamo avere e abbiamo oggi delle persone che sono molto più competenti nel lavaggio, nella chimica, cose che prima non c'erano. Questi nuovi team si confrontano, abbiamo modo di verificare che c'è un grande coinvolgimento e quindi dare una cosa importante è dare il valore a queste persone che con ottima coerenza nel quello che è il nostro obiettivo si contaminano l'uno con l'altro. Alimentare questa volontà di trasformarsi in un'ottica di cambiamento è la cosa che abbiamo scelto di fare e penso che nel tempo ci dia ragione. Anche molto bene, come avete visto i video sono una sintesi, adesso cercheremo di approfondire lasciando poi spazio anche ad eventuali domande e curiosità. Dicevo prima, coloro che sono collegati da casa possono fare delle domande in chat, utilizzando la chat che poi verranno riportate al sottoscritto che le riporterà evidentemente i nostri relatori. Allora, la prima domanda è molto semplice e riguarda come è nata la necessità di trasformare, di innovare e soprattutto dove avete trovato le idee relative alla strada da percorrere. Avete sentito che avevate bisogno di fare qualcosa di nuovo, ma il cosa e il come, dove avete trovato le informazioni, le conoscenze necessarie per decidere nuovo sì, ma lì piuttosto che là. Cominciamo da Galdi. Certo. Buonasera a tutti. Diciamo che, come avete capito, è un processo che è iniziato 10 anni fa. Praticamente dal 2009, no? Poi abbiamo dato un'accelerata perché comunque le cose vanno capite, digerite, no? Però Antonella in tempi non sospetti, io ero responsabile marketing all'epoca, mi disse: cosa succede tra 20 anni? Il mercato dove sarà? E da lì abbiamo cominciato a discutere di modelli di business futuribili, ad esempio il pay per use, quindi non più il possesso della macchina, ma cioè non più la vendita, no? Ma dare un servizio al cliente che gli permetteva appunto di performare pagando a pezzo prodotto, soprattutto pensando alle generazioni X, Y, Z. No? Da qui ci è venuto appetito, siamo andati avanti, perché c'era il concetto del cliente al centro e di lasciare la posizione di terzisti ma diventare protagonisti del nostro prodotto. E abbiamo cominciato a mettere insieme un po', diciamo, un puzzle. Dall'altra parte, personalmente, ero anche responsabile del post vendita e avevo una necessità di stare vicino ai clienti, anche se eravamo focalizzati in Italia e dovevo stare vicino ai clienti magari in sud-est asiatico piuttosto che in Sud America. E i nostri competitors molto grossi avevano una capillarità a livello locale che era incredibile. Noi non potevamo fare investimenti rapidi di internazionalizzazione e avvicinarci ai nostri clienti. Quindi ci è venuto spontaneo mettere insieme tutte queste cose e ad arrivare a dire che la tecnologia, la digitalizzazione, l'IoT sicuramente avrebbe accelerato questa nostra voglia di internazionalizzazione, di stare vicino al cliente, con il cliente al centro. E per rispondere alla seconda domanda, siamo andati parecchio in giro. Io ad esempio sono andato alla Fiera dell'Innovazione di Norimberga. Abbiamo visitato fiere di settori diversi per capire che cosa facevano, soprattutto il comparto meccanico, macchine di lavorazione meccanica,
E poi abbiamo lavorato con l'Università di Brescia, che è un centro di ricerca molto interessante sulla servitizzazione e anche digitale, ovviamente. E abbiamo usato anche una serie di consulenti che ci hanno aiutato a cambiare, diciamo, l'approccio interno, perché è importante, come dicevano anche loro, che le persone che lavorano con te credono nel progetto, quindi il cambiamento deve venire da dentro. E poi, insomma, abbiamo cominciato a capire che cosa dovevamo fare, quindi erano passati già 4 anni, fondamentalmente. Stessa domanda. Stessa domanda. Beh, cerco di andare in maniera lineare, perché quali sono, e cerco di partire da un aspetto che può essere, i grandi cambiamenti possono avvenire anche in momenti di grandi disgrazie, e quindi ti trovi catapultato sera alla mattina a essere tu al posto degli altri, e quindi questo significa dire: ok, ci sono io, non c'è più nessun altro, devo arrangiarmi a fare quello che facevo già io, più quello che facevano altri. Questo significa mettersi profondamente in discussione e dire: ok, cos'è il percorso? Qual è il percorso giusto che devo fare? Dico questo per una cosa: l'azienda Imesa è stata una classica azienda veneta, nata in 3 generazioni, passata di generazione in generazione, famiglie di industriali. Io sono nato vicino a Antornio e quindi ho respirato l'olio meccanico, così mio fratello, così un po' tutti quanti, che sono storie che penso che nel Veneto esistano in tantissimi altri posti. Bene, detto ciò, cosa significa? Significa che sicuramente quello che è l'aspetto del family business è il fatto di fare, e quindi questo è stato interpretato a tutti i livelli e trasmesso. Penso che molti di voi possano identificarsi in qualcosa del genere. Bene, questo è quello che è successo anche a noi come azienda Imesa. Poi, come tutte le cose, i cambiamenti avvengano nei momenti più strani. Nel nostro caso, nel mio caso, è avvenuto per una serie di tragedie che si sono verificate in famiglia, e quindi a un certo punto ti trovi a dire: ok, devo andare avanti io, come posso andare avanti io? E cominci a fai un'analisi SWOT della cosa e dici: cos'è che non è successo fino ad oggi, cos'è che non è successo in passato, e via dicendo. Cerco di dire delle cose che possono essere anche apparire banali, ma penso che identifichino bene delle caratteristiche che magari siamo tutti quanti, o comunque le abbiamo vissute. E la nostra era un family business, un padre boomers che a un certo punto ha detto: lavora, vi posso citare qualcosa, finché i fiori gadebiti non fa baruffa, ecco, per dire. E quindi il fare, il lavorare, darsi da fare, ognuno con i suoi ruoli, secondo le inclinazioni. Tu sai fare il venditore, lui è più facile che progetti le macchine, via dicendo, e quindi quello che succede in tantissimi ambienti. Però il vero cambiamento che io mi sono posto è stato di dire: ma dobbiamo anche smetterla di cercare le persone per quello che è il classica caratteristica veneta, per l'assertività. La gente buona tosa perché la gente buona famiglia, e quindi vai in cerca di quella. No, non è più così. Bisogna andare molto di più sulle competenze, e quindi non necessariamente i nostri collaboratori, magari dobbiamo esserci simpatici, ma è importante che abbiano un valore e che condividano delle sfide. E questo è stato sostanzialmente quello che è un po' quello che mi ha motivato, e ho detto: bene, il cambiamento deve essere fatto sotto questo stile qua, e
e quindi dobbiamo trovare la forza del team, dobbiamo coinvolgere delle persone, dobbiamo farle crescere, perché non bastano più le persone assertive, brave, che si prodigano al sabato, domenica, basta, è finito quel tempo lì. Noi abbiamo bisogno di persone di valore, di competenza, che accettino le sfide, che siano i promotori delle sfide, e questo è il vero e grande difficoltoso cambiamento del passare da un family business, dove c'è il famoso paron, okay, al passare invece un'organizzazione molto più manageriale, dove per competenza le persone sono tutte coinvolte e tutte quante devono essere prodighe di dire la loro e contaminarsi in tutti quelli che devono essere i progetti. Questo è l'aspetto fondamentale. Questo è quello che stiamo cercando di fare con tutti quelli che sono i progetti, e sono tantissimi, e che sono parte di una parziale trasformazione che stiamo facendo, ma è solo l'inizio. Non c'era nel video, ma c'è nell'intervista, ed è questa la domanda, è la seconda domanda a cui aspetto risposta. Dove avete preso l'idea di fare il Lean? Molto semplicemente, sai, ognuno ha il suo stile, ok? E quindi colui che fa il venditore ha un suo stile, colui che invece produce o comunque organizza l'azienda ha un suo stile. Quindi cito sempre l'ingegnere rispetto a colui che vende, ok? Sono due caratteristiche diverse, e che in un family business non nego tutti quelli che sono i conflitti che capitano tra fratelli, ok? Quando ci sono nature diverse, magari mediate da un padre e via dicendo. Però in tutto questo l'aspetto fondamentale che è stato scatenante era il fatto di dire, ed è l'errore più grosso di un imprenditore veneto o in generale, di innamorarsi del proprio prodotto. Meglio di me non che c'è nessuno. Il prodotto che faccio io è il miglior prodotto. Questo stimolava, in quella che era la caratteristica mia del venditore, di dire: ma a quale pro io sono gli occhi, le orecchie fuori, se tutto quello che porto a casa non viene considerato? E di fronte a questo, paradossalmente, viene fuori l'idea: bene, adesso si fa in maniera diversa, che è molta più attenzione a quello che è il cliente, che ha potere di vita e di morte su di noi, e quello che ci fa gli ordini, e quello che ci paga gli stipendi. E quindi è un cambio di paradigma sostanziale rispetto al passato, e questo significa che il vero cambiamento è stato nel momento in cui abbiamo deciso un cambio di paradigma. Il cliente non si aspetta più una macchina che lava, ma il cliente si aspetta un servizio che fa risparmiare acqua, detergente, via dicendo, e tutti quegli argomenti che stiamo vivendo negli ultimi anni. Grazie. Dopo approfondiremo ancora. Allora, questa è sostanzialmente la vostra idea adesso di partiamo, facciamo queste cose qui. Però prima di partire avreste fatto delle analisi, avrete fatto delle valutazioni, avrete visto che vi servivano delle risorse nuove, delle competenze nuove. Come l'avete fatto? Che strumenti avete utilizzato? Che problemi avete incontrato nel fare questo tipo di analisi? Cioè, prima di cominciare a partire o di avviare il progetto innovativo. Federico, se c'è in collegamento da casa. Sì, io ci sono, mi sentite, mi vedete? No? Sì. Perfetto. Beh, sicuramente è stato inventarci un nuovo modo di lavorare. Noi, come avete visto, non facevamo riempitrici, facevamo all'epoca riempitrici, e quindi aziende metalmeccaniche, avevamo imparato a che fare con la microbiologia, con un po' con la chimica e diciamo, cose di questo tipo, ma da parte diciamo ICT, quindi diciamo tecnologie più avanzate dal punto di vista informatico, non era proprio il nostro mestiere, quindi siamo partiti proprio da zero.
prima a capire cosa servisse, leggendoci un sacco di pubblicazioni, mi viene in mente dei Fraunhofer oppure le analisi anche del governo tedesco. All'epoca stava nel 2016-2017, col piano Calenda stavano iniziando anche in Italia a parlare di 4.0, quindi siamo partiti da lì. Abbiamo capito, abbiamo fatto anche dei corsi. Io e Alessandro siamo andati a fare un corso sull'intelligenza artificiale, non sapevamo neanche il machine learning cosa fosse. E quindi da questo abbiamo cercato delle risorse, quali fossero le risorse fondamentali, e quindi le competenze, e abbiamo creato da zero un team per poter gestire questo tipo di tematiche. Posso interrompere? Sentono da casa perché è arrivata una nota? Qualcuno da casa ha sentito l'intervento dell'ingegner Bardini? Sì? Sì, si sente. Sì, sì. Ok. Quindi abbiamo fatto un team da zero, l'abbiamo messo anche inizialmente non proprio nella nostra sede per rischiare che venissero, diciamo, un po' fugaci, diciamo, presi dalla quotidianità, e li abbiamo, grazie, diciamo, anche a una struttura esterna, abbiamo iniziato a crescere. Come ha detto prima Alessandro, avevamo delle idee abbastanza, cioè, sui servizi, però come realizzarli era tutto da inventarsi, sia tecnicamente che, diciamo, a livello universitario, a livello appunto di centri di ricerca, c'erano questi casi studio, ma sempre di, come si diceva prima, di grosse aziende e non sicuramente di aziende piccole, messo su delle macchine. C'erano gli esempi dei motori della Rolls Royce o cose di questo tipo. Quindi abbiamo dovuto in qualche modo calare nella nostra realtà questo tipo di tematiche. E la difficoltà è stata anche motivare il team, perché abbiamo fatto un team molto, molto competente e quindi aveva bisogno assolutamente di motivazione. Anche un'altra difficoltà è stata quella di crearsi una roadmap di prodotto, perché in qualche modo sapevamo dove volevamo andare, cioè che bisogni dovevamo soddisfare dei nostri clienti, ma come farlo tramite servizi era difficile, perché dal pay per use che parlava prima Alessandro, che sicuramente, ma ci sono tanti step da fare, anche la manutenzione predittiva che tanto si parla, bisogna avere dati per farlo. Quindi abbiamo, a un certo punto, preso una decisione che è stata quella di predisporre le macchine per poter scambiare dati e cominciare a raccogliere dati. E questo, in qualche modo, credevamo, ci abbiamo creduto e abbiamo anche, grazie appunto agli studi fatti, le analisi fatte, che ci avrebbe dato informazioni per i clienti. Questo è stato un po' il percorso. Difficoltà, come diceva anche nel video Antonacci, ce ne sono state tante. Tenere le persone, motivare le persone, trovare le competenze corrette e anche confezionare i servizi che i clienti possono apprezzare. Grazie. Quello che avete fatto in termine tecnico si chiama ambidestrismo, che sembra una parolaccia, ma sostanzialmente il fatto di poter coniugare il quotidiano, ambidestrismo quotidiano, con la possibilità di sviluppare nuove idee e lasciando, come possiamo dire, spazio anche e libertà alla ricerca di queste nuove idee, cosa tra l'altro che ho trovato in molti dei casi che sono stati analizzati da noi, cioè la possibilità che la facoltà data dagli imprenditori, quelli che hanno realizzato innovazioni di successo, ai loro addetti, ai loro membri, al loro staff, di dedicare del tempo alla ricerca. Anche lei? Ma direi, mi permetto, pur essendo in linea con tutto, ma voglio dire, l'aver creato in un'azienda un ambito di ricerca e sviluppo dove si contaminano le persone,
dove c'è effettivamente la ricerca che si avvale di nuovi giovani collaboratori provenienti da università, e quindi figure come l'ingegnere tessile, come l'ingegnere chimico e via dicendo, crea effettivamente quel valore aggiunto che poi è quello che sommariamente vuole il cliente finale nel nostro caso. Quindi sono cose che effettivamente ascoltando viene fuori quello che poi alla fine è la soddisfazione del cliente. Cito banalmente una cosa, perché il controllo da remoto è una bomba, e mi permetto di dirlo perché in questi 2 anni tantissime aziende, cito magari il settore della Inox Valley, delle cucine, dei forni, dicendo, hanno puntato moltissimo sul controllo da remoto. Però io che cerco di monitorare anche a livello commerciale quelli che possono essere importatori o clienti di una certa dimensione, cioè dobbiamo fare veramente grandissima fatica, perché l'evoluzione, la possibilità di condividere informazioni, cliente finale, distributore, centro di assistenza tecnica, azienda che comunica, quindi questo valore che vuol dire comunicare e dire hai fatto 5.000 lavaggi, è il momento di rifare i cuscinetti, è il momento, vedi questo, vedi quello, cioè come l'automobile che ti dà indicazione, è un qualcosa di pionieristico, per esempio nel nostro caso, perché mette in discussione il fatto che, oddio Dio, dice l'acquirente boomer over 50, dice, ma devo condividere i dati di dove vendo le macchine? Vedi tu, ma ne trai anche tu vantaggio. Ecco, queste sono le vere difficoltà, cosa che un millennial, ok, invece dà per assodato, perché dice... naturale, cosa c'è di più conveniente? Appena succede un problema, lo sa tempo che la guardarobiera va dal direttore, lo sa l'azienda, il centro di assistenza tecnica, il direttore. Non faccio tempo neanche a fare le scale. Risolvo il problema, questa è la vera velocità e il vero servizio. Quindi ecco, l'aspetto difficile oggi come oggi è saper far interpretare i vantaggi. Una cosa che mi ha sempre, che mi ha abbastanza rinfrancato venendo dall'università, non dico stupito ma anche rallegrato, è che in entrambi i video si vedono molti ragazzi giovani. E un commento su questo non posso non chiedervelo. Infatti. Allora, diciamo, abbiamo comunque sempre creduto nei giovani, e anche questa struttura che abbiamo fatto è volta proprio a creare un ambiente che è molto attrattivo sotto tanti punti di vista. Il primo tra tutti è nel investire in progetti ambiziosi che possano motivare le persone, che possano stimolare l'interesse da parte di competenze che oggi sono difficili da trovare. Quindi l'obiettivo per noi è quello di avere dei progetti sfidanti sempre, di alzare l'asticella, di puntare alla crescita, cioè la crescita è proprio un risultato che vogliamo ottenere, è il primo obiettivo, quindi il nostro primo obiettivo è crescere. Quindi la struttura dell'azienda è molto focalizzata ai risultati e è molto focalizzata a far crescere le persone, ad essere attrattiva, a motivare le persone, soprattutto i giovani, ma non solo, perché mi è piaciuto un ragionamento che aveva fatto Federico quando ha composto il team di softwareisti. Noi avevamo grosse difficoltà a creare questo team, ci abbiamo messo un po' di tempo e abbiamo investito tantissimo nel comunicarci verso l'esterno per farci conoscere, per spiegare i nostri valori, nell'ottica che comunque le persone potessero identificarsi anche in questi valori, perché le persone scelgono di andare in un'azienda nella quale si riconoscono a livello valoriale. E mi ricordo Federico mi disse, ma io in un team di così giovane inserirei qualche senior per dare stabilità al team, per creare una maggiore varianza e differenza. E questa, diciamo, è un po' la nostra sfida, cioè il fatto di creare un ambiente che offra opportunità
alle persone e che permetta comunque anche una differenza di esperienze, di età, di genere, nell'ottica di creare innovazione. E quindi la risposta è sì, crediamo molto nei giovani e vogliamo insomma trattenere queste competenze. Condivido quando ha detto Antonella, perché noi siamo in linea, i giovani sono il futuro, i giovani sono quelli che vengono fuori anche con le idee più strane, ma sono quelle che da un lato devono e vogliono dimostrare quello che valgono e quindi sono più sfidanti di altre persone che sono più anziane, magari rilassate, vi dicendo. Però la cosa bella che hai detto è proprio questa, creare dei team dove ci sono giovani, ma anche qualche figura, chiamiamola più anziana, nel senso che il giovane va veloce, ma la strada la sa il vecchio. E questo non è banale, non è proprio banale. Allora, quello che è importante, soprattutto penso per noi come per voi e per tutti in generale, è proprio creare questo genere di interazione tra varie età, ma dove c'è, ognuno può portare il giusto apporto che è dato dall'esperienza o che è dato invece da il desiderio di o l'eccitazione di fare qualcosa di bello di nuovo e via dicendo. Cioè, poi vengono cose fantastiche, succedono cose fantastiche e l'ultimo arrivato dice: ma perché non facciamo la lavatrice che parla e che dice la fase, e l'ultimo arriva, e tutti gli altri non ci hanno pensato in 40 anni, cioè voglio dire, banale, ma adesso tutti a capofitto, una roba del genere. Voglio dire, alle volte vengono fuori delle cose, però il giovane su questo si butta a costo di fare delle brutte figure, ma si butta su una roba del genere, e questo è il vero valore. Aspetto fondamentale, però che ci tengo anche come minaccia a dire, è che è il mio grande problema all'interno, creare e trovare persone, permettetemi, che abbiano fame. In Italia, permettetemi, sia un po' persa. Okay? E quindi è questa la realtà, trovare persone e creare in loro il senso di fame, passione, voglia di mettersi in gioco e via dicendo. E questa è la più bella cosa, secondo me, e la sfida più importante da realizzare in un team di persone. Grazie. Sono un po' preoccupato dalla lavatrice che parla, perché potrebbe anche riprendermi se sbaglio, non si fa così. Vabbè, ma insomma, oltre a qualcun altro, anche dalla lavatrice, adesso prendiamo parola anche dalla lavatrice, vabbè, insomma, speriamo bene nel futuro. Allora, durante la realizzazione del progetto, no? E quindi nella fase in cui, soprattutto credo che valga per il prodotto Gaudi, ma anche nella vostra sviluppo e introduzione del Lean, avete realizzato sostanzialmente un percorso di sviluppo. A me interessava sapere quali sono stati gli attori esterni che vi hanno contribuito e se avete utilizzato delle metodologie particolari per tenere sotto controllo e cercare di arrivare nei tempi e con i costi che avevate previsto e i problemi evidentemente che tutto questo ha sollevato. Magari posso partire io, poi chiudi tu, Federico. Ok. Allora, noi, una parte di questa idea, di questo progetto, è nata anche perché eravamo molto attratti da queste nuove tecnologie 4.0. Quindi, da una parte, vedevamo l'opportunità di cui parlava prima Alessandro, lui ha fatto questo studio, mi ricordo la visita alle fiere, siamo andati a visitare Tecnogym, abbiamo studiato il loro modello, abbiamo studiato un produttore tedesco di macchina a controllo numerico, e siamo andati a vedere loro come vendevano i servizi, come realizzavano questi servizi. Quindi, da una parte, c'era la concretezza di qualcuno che era più avanti di noi in questo percorso, che ci poteva ispirare. Dall'altra parte, però, c'era la motivazione e anche diciamo l'interesse, la curiosità di voler scoprire, capire e anche governare queste nuove tecnologie, perché le vedevamo comunque adatte al nostro tipo di prodotto e anche se il mercato e i clienti non erano pronti, quindi noi non abbiamo percepito un'esigenza da parte dei nostri clienti. Noi abbiamo pensato di sviluppare un'idea nell'ottica di risolvere un problema, di aiutarli a produrre meglio, ma loro ancora non sentivano questa necessità.
Quindi la sfida più grande secondo me è stata questa, cioè proprio riuscire ad unire, studiando settori diversi, quella che poteva essere una nostra passione, una nostra ambizione, a un'opportunità che si sarebbe creata, diciamo realizzata, si sta realizzando in questo momento qui. Volevo chiarire questo. Non so Federico se vuoi... Sì, magari per quanto riguarda i metodi... È stato un metodo adattativo, in cui mi verrebbe da dire, per questo progetto. Siamo partiti proprio con una risorsa, tra l'altro, e una risorsa più l'università, una rete in qualche modo che abbiamo creato. E quindi man mano l'organizzazione si è adattata, però sicuramente avevamo un obiettivo molto chiaro, che volevamo presentare il prodotto in una fiera più importante del nostro settore, che diciamo era circa un anno e qualche mese dopo l'inizio vero e proprio del progetto. Quindi questa è stata sicuramente una cosa, una sfida e un obiettivo molto chiaro fin dall'inizio, oltre al fatto diciamo di un entusiasmo, perché anche vedevamo che, come anche ha detto Antonella, cioè vediamo proprio un modo di diversificazione della nostra azienda rispetto ai grossi, diciamo, nostri competitor. Quindi questo è stato un po' la chiave per farci riuscire. Il metodo abbiamo sfruttato molto l'agile, anche perché le persone che hanno lavorato partivano lì, però non è stato qualcosa di molto strutturato all'inizio, si è proprio adattato via via, sempre di più. Perché è partito una risorsa, abbiamo aggiunto un'altra, sono aggiunti dei ricercatori all'università, abbiamo sfruttato i bandi, diciamo, delle reti innovative, dei bandi regionali tramite le reti innovative. È stato un po' qualcosa, direi, proprio di adattativo. Se posso, Federico, volevo aggiungere sul vostro discorso proprio il prodotto, cioè non è la macchina. La macchina è, insomma, è la nostra tecnologia, no? Il prodotto è uno strumento, no? Che è stato sviluppato a prescindere dalla macchina, no? Perché all'inizio dicevamo, io e Federico litigavamo spesso, no? Perché dicevo, qual è la soluzione migliore? Non lo so, non l'ha mai fatto nessuno. Ma allora il prodotto lo montiamo a bordo della macchina, giusto per usare dei termini che magari capiamo tutti? No. Il prodotto deve stare da un'altra parte, no? La macchina è un tramite, no? Deve trasferire i dati e i dati devono essere letti. Ma allora come facciamo a prendere i dati? E quindi è stata proprio tutta una discussione. Cioè, la cosa più semplice è mettere sensori ovunque. Mettendo sensori ovunque è fantastico, no? E allora, diciamo, la litigata forte è stata sul prezzo della macchina, ovviamente. Poi chi le vende più? Se mi metti i sensori dappertutto, il prezzo va fuori di testa, siamo fuori di mercato, no? Completamente. E allora facciamo tutto in cloud, ma allora come facciamo poi a rendere, a dare un valore ai dati, no? Dobbiamo creare una base di dati e un analytics che tiri fuori delle informazioni che siano preziose sul front-end per il cliente, per migliorare il suo processo produttivo e quant'altro, ma dalla nostra parte che ci insegnino come i clienti usano le macchine, ci ispirino le macchine del futuro. E quindi tutta una serie di informazioni. E molto l'abbiamo anche rubato dall'automotive, come diceva prima, perché se la lavatrice parla, le macchine ti dicono guarda che tra 3 chilometri devi fare il tagliando, te lo fisso, ti va bene quel giorno lì, eccetera, eccetera. E l'automotive è un esempio proprio di modello di business che fidelizza il cliente al brand attraverso proprio il servizio stesso. Quindi noi abbiamo inserito una serie di servizi che non volevano incrementare il fatturato del post vendita, ma volevano aiutare a sviluppare il mercato del nuovo. Questo è un po', no, la cosa che... Poi quando siamo andati a proporre, siamo andati anche a retrofittare le macchine vecchie. Quindi c'è stata un'altra possibilità, no? Però comunque siamo ongoing, no? Ed è sempre... Quindi il prodotto in sé è uno strumento, no? E poi bisogna architettare tutto intorno una serie di servizi a valore da proporre al cliente, fargli capire l'importanza, perché oltre al cambiamento interno, come dicevo prima, c'è anche il cambiamento del cliente, perché
se noi seguiamo sempre le necessità del cliente, non cambiamo mai, no? Rincorriamo, copiamo sempre qualcosa che ha fatto qualcun altro. Se invece anticipiamo e gli creiamo un bisogno, a questo punto comincia a diventare interessante, no? Però convincerli è una strada lunga e solitamente un venditore, se non ha risultato, non propone più, no? Si scoccia velocemente e cambia strada. Invece deve credere fondamentalmente che quella è una chiave vincente, non per oggi, ma per dopodomani. E quindi il vero problema di questo tipo di servizi è essere convinti e costanti nella proposta. Il valore si può spiegare, voglio dire, se mi accorgo che una macchina nel nostro segmento poi è fondamentale che quando si ferma deve ripartire in pochissimo tempo, perché lavoriamo anche con prodotto che ha vita 4 giorni, quindi se tu non lo riempi e non lo vendi butti via la materia prima, no? Quindi il cliente lo capisce la sua importanza, però ci sono tutta un'altra serie di problemi perché entri un po' a casa loro fondamentalmente, no? È un po' come se gli rubassi una parte delle loro informazioni, che non è assolutamente vero ed è collegato al discorso che faceva prima lui, perché ci rivolgiamo ai consumatori di dopodomani, non neanche quelli di domani e neanche quelli di ieri. Quindi sono i nostri figli fondamentalmente che avranno appieno l'utilizzo di tutti questi servizi barra tecnologie. Ti aggiungo una cosa importante. Millennials, un under 40, percepisce l'utilità di quanto tu gli poni come innovazione tecnologica. E quindi è anche a disposto, ma perché nel bene e nel male, senza poterlo analizzare, non parla più di prezzo, ma parla di valore. E fondamentalmente è molto più recettivo a certi argomenti, tipo risparmio energetico, risparmio di acqua, risparmio di detergente, perché quello è quello che voglio. Aspetto invece una persona che invece ne fa una questione di prezzo. Quindi, cose che sono e che esistono insieme per arrivare alla dire sì, vale la pena, bisogna farlo. Ok? Sì, è un po' come questo, sappiamo tutti quanti, lo usiamo tutti al 25-30% della sua cosa, però abbiamo voluti piccoli, grandi, medi, sottili, poi lo facciamo come un panino con la custodia e via. È così, insomma, ecco. Allora, ci sarebbero molte altre questioni da trattare, ma credo che ci sono delle domande, vero, anche da casa, anche da qualcuno che ha anche qualche domanda, perché pensavo di concludere magari le mie domande per lasciare spazio al dibattito. La mia ultimissima domanda è questa: cosa avete imparato da questo progetto che pensate prima non sapevate così bene dal punto di vista evidentemente della gestione dell'innovazione? Quel segno vuol dire che date a me il compito della risposta. Sì. Abbiamo imparato tante cose, a parte dal punto di vista tecnico, che vabbè, quello se vuoi era cosa scontata, ma il fatto proprio di, rivedendo adesso il percorso che è stato fatto, è un po' quello che si studia sui libri, no? Cioè, trovi le competenze, cerchi il team, le risorse e parti col progetto. E quello che abbiamo imparato è che funziona. Semplicemente questo mi viene da dire. No, certo. Quindi puntare sulle persone, puntare sulle competenze ha portato risultati. Cosa abbiamo imparato? Penso che noi stiamo imparando tantissime cose, veramente tantissime, e mi è difficile dirle tutte. Posso dire le più importanti, che possono sembrare banali, ma dagli errori si impara tantissimo, e quindi dalle esperienze passate non dissimula un'opportunità per ricominciare da capo ogni progetto nuovo con maggiore avvedutezza e via dicendo. Quindi dico magari una cosa banale, però nel nostro caso oggi proprio
magari in conformità a quello che è il stile delle persone, è chiaro che oggi c'è molto più ascolto dal cliente che ci dice cosa ha bisogno, e quindi oggi siamo più orientati a una cosa del genere. In tutto questo, con tutto quello che sappiamo benissimo, che il venditore torna a casa dicendo che se avesse quello ne venderebbe tantissime, salvo il filmare ne venderò tantissime. Okay. Beh, va, aggiungere qualcosa? No, un altro tema, così, che magari non è emerso in maniera, è il fatto che aderiamo ad una RIR, aderiamo ad una rete innovativa regionale che ci ha molto supportato nel realizzare questo progetto, sia da un punto di vista anche per finanziarlo, ma anche proprio per creare un contesto all'interno del quale ci siamo molto aiutati. Ecco, quindi un gruppo di aziende che sviluppa una tecnologia insieme che può essere applicata in settori diversi e che quindi sfrutta le competenze dell'università per applicare poi quello che ha imparato ognuno nel proprio settore. Noi all'inizio eravamo un po' preoccupati perché pensavamo, ma cavolo, cioè, condividere così un percorso potrebbe essere rischioso. E abbiamo capito che invece è un acceleratore importantissimo e che, come è emerso prima, proprio il fatto di condividere le informazioni, condividere i dati, è un'accelerazione, cioè è dare un'accelerazione a un processo, quindi ovviamente mettendo in sicurezza quello che è il know-how dell'azienda, ecco. Tendo in chiaro questo, però dall'altra parte collaborare con altre aziende, essere agganciati all'università, essere agganciati a delle competenze che sono più elevate rispetto a quelle che ha l'azienda, è di fondamentale importanza. Beh, direi allora che possiamo passare, visto che ci sono diverse mani alzate, poi ci sono anche da casa, suppongo. Complimenti a tutti. Una domanda, avevate un budget? Se sì, come l'avete costruito e l'avete esplorato? Dico solo che il momento in cui era chiara l'idea che avremmo sviluppato questa applicazione che abbiamo chiamato Mash, mi ricordo ancora, eravamo a una riunione e mi è stato detto, no, guarda che l'applicazione non facciamo pagare nessun canone, è gratuita. Quindi, cioè, io sapevo, alle spalle avevamo 3 anni di lavoro con questo team esterno, anche con qualche cambiamento, però sì, diciamo, ci abbiamo creduto tantissimo. Okay. E dall'altra parte abbiamo finanziato comunque una parte di progetto, ma sì, diciamo, il rischio comunque è stato un rischio abbastanza elevato, ecco, che ci siamo assunti. Non so, Federico, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, no, mi ricordo che il base era stato, guarda Antonella, come minimo ci servono 2 risorse dedicate al 100% e non risorse, diciamo, banali, insomma, risorse competenti. Quindi questo è stato il minimo del budget e così è stato in qualche modo. Poi, grazie ai finanziamenti, ai vari bandi, per tutto il percorso abbiamo sempre avuto, non dico tutte le ore sature di chi ci ha lavorato, ma penso almeno un 80%. Quindi questo mi ha sicuramente aiutato. Per quanto mi riguarda, per rispondere alla sua domanda, io mi sono trovato in una situazione in cui dovevo avere un'azione disruptive e quindi io ho fatto una scelta di pancia. Quindi ho detto, costi quello che costi, questa è la scelta. Quindi quello che è stato il progetto in ambito Lean, io non ho badato a niente. Quindi si può dire imbecille, bravo, quello che si può. Però devo dire che effettivamente è stata un qualcosa, scelta di pancia, c'era la possibilità di farlo, ma era una scelta dovuta per uscire da una chiusura dell'azienda nel resto del mondo. Quindi, perché avevo la necessità di mettere in discussione le persone e che fossero dare
proprio una sferzata alla necessità che l'azienda altrimenti sarebbe implosa. Avrebbe corso questo rischio qua. Devo dire che a prescindere quello che è stato l'investimento, comunque sia ne è valsa la pena, perché ha aperto le menti alle persone, ha aperto la passione, ha aperto la volontà e alcune figure al nostro interno si sono messe in discussione e oggi sono ben felici e sono consapevoli di tutto quello che hanno fatto, delle ore che hanno investito, di tutto quello che è l'acculturamento che è dovuto e via dicendo. Quindi è stata un'enorme soddisfazione, lo rifarei domani mattina. Oggigiorno, con una maggiore consapevolezza, ogni qualsiasi investimento di un progetto viene budgetato, condiviso, controllato e chiaramente cercando di stare all'interno di quello che è il budget. Posso permettermi di dire che oggi riusciamo al 99% su ogni progetto a investire meno di quello che è budgetato, quindi va bene così. Però anche questo è frutto proprio di una revisione di un metodo che è dovuto costare un investimento. Costare un nostro investimento, e quindi però si è creata la consapevolezza e la metodologia della misurazione, dell'investimento e di tutto quello che ne viene dentro. Quindi c'è la consapevolezza. Ogni progetto e ogni team coinvolto mette proprio a porto, ma viene costantemente verificato e quindi sta dentro quelli che sono in base. Questo è un vanto oggigiorno, insomma. Ecco. Erano delle altre domande? Grazie, complimenti innanzitutto, iniziativa e delle relazioni. Io ho un paio di domande che sono state solo accennate durante sia i video sia i vostri interventi. La prima mi deriva dall'aver appena letto questo libricino che si intitola L'innovatore rampante. Il titolo è un chiaro riferimento a Italo Calvino perché il testo commenta le lezioni americane di Italo Calvino in termini di innovazione. E nel commentare la quinta lezione che Calvino avrebbe dovuto tenere a Harvard, che è dedicata alla molteplicità, gli autori dicono che i processi di innovazione necessitano di interdisciplinarità e coinvolgimento. Allora io vorrei sapere, in sostanza dicono che bisogna mettere assieme la scienza e la tecnologia con la cultura umanistica. Allora io volevo sapere se nella vostra esperienza questo è avvenuto e se sì come l'avete affrontato. La seconda questione che volevo porre è questa. Uno dei relatori mi pare, signor Bardini, non so se sia ingegnere, dottore, cioè comunque il signor Bardini, ha citato il Fraunhofer. Allora, il Fraunhofer ha una delle non so se sia l'unica, comunque ha una sezione a Bolzano che affianca la provincia di Bolzano per quanto riguarda l'edilizia, soprattutto l'applicazione del BIM, del LEED, visto come un'evoluzione di casa clima. Lo so perché mio figlio ha vinto un bando e di un progetto pilota con queste tecnologie. Allora la domanda è, avete avuto un supporto, tra virgolette, pubblico nel processo che avete affrontato oppure avete dovuto un po' arrangiarvi come si usa di solito nel nostro paese? Grazie. Parto io magari con la prima domanda sulla interdisciplinarità. Sì, assolutamente sì, è la cosa vincente, oltre ad avere un team dedicato con una serie di giovani che portano innovazione e l'esperienza delle persone un pochino più mature, il progetto normalmente, ma noi ne facciamo contemporaneamente 7-8, perché Antonella diceva che a lei piace la sfida, no? E la competizione, no? Infatti noi contemporaneamente facciamo tantissimi progetti che coinvolgono tantissimi aspetti, ad esempio il miglioramento continuo dei processi, sia della vendita, della consulenza e quant'altro. Ma in questi progetti nello specifico la multidisciplinarità è assolutamente fondamentale, no? Normalmente facciamo una riunione dove coinvolgiamo il marketing, il commerciale, l'ufficio tecnico, i softwareisti, eccetera, eccetera. Facciamo il perimetro del progetto e quindi partiamo da un canvas normalmente dove andiamo a definire
proprio il framework del progetto, no? E da lì ognuno dà il suo contributo, no? Quindi dal punto di vista marketing e commerciale, giustamente prima l'ufficio tecnico diceva: sei un po' come l'architetto che disegna su carta e poi non parla col muratore che dice: guarda che quello che stai facendo non funziona, non starà mai su un muro qua, no? Invece lavorando tutti insieme si stimola e ci si contagia a vicenda, ed è fondamentale secondo me, dal mio punto di vista. Aggiungo una cosa, perché penso di interpretare l'idea di tanti imprenditori. È difficile passare da un family business, dove il famoso Parón dice la sua e traccia il true north, okay, da seguire, ad avere invece un cambiamento, una trasformazione che è quella. Oggi io faccio parte di tantissime riunioni, di progetti, e sono sempre più straniti tutti i miei collaboratori, perché io fungo da mentore se richiesto e sponsor, è scritto grande così, e sono sempre: perché, cosa punti, cosa vorresti arrivare, cosa vorresti fare. Lascio immaginare quante volte mi mordo la lingua, perché potrei dare, finimo qua e andiamo avanti, no, bisogna capire che con l'esempio e facendo in modo, che è molto difficile. Il famoso imprenditore veneto che fino a ieri firmava anche la carta igienica non deve più esistere. Bisogna fare un passaggio che è quello di dare fiducia, investire tempo, pazienza, domande appropriate, e questo è il vero cambiamento, che non è molto facile, è difficile, perché si creano le aspettative. E quindi le aspettative o gli alibi sono quelli che il vero problema del cambiamento. E allora a un certo punto bisogna indurre con questi metodi. Non parlo. Guarda che è dura, sicuro è durissima. Però ecco, penso che condivideremo tutti una roba del genere, perché non è facile. Il cambiamento sta su questo. E alle volte bisogna sapersi mordere la lingua e dire: ok, è meglio così. Anche perché si crea il fatto del convincimento: vabbè, tanto lo fa lui. Invece no. Sono io che non so più che cavolo fare alle 6 di sera, ma vado via. Sì, scusa, ma è così. Aggiungerei anche che è fondamentale l'errore. Perché tutti hanno paura, sono terrorizzati, no, dallo sbagliare durante un progetto. Invece è un progetto, soprattutto un progetto di R&D o di innovazione, cioè, se fossimo stati esperti avremmo fatto tutto al primo colpo, no? Ovvio. L'errore vi dà una grossa possibilità di far giusto. Quindi l'errore è una cosa buona per capire dove hai sbagliato. Dove ho sbagliato. Mi fermo, mi resetto, rimposto il progetto e riparto più velocemente. Le fasi più difficili sono l'architettura, che prende tantissimo tempo, e poi dopo si parte. Però tutti quando arrivano in Galdi dicono: ah, madonna, sbaglia, in modo controllato, ma sbaglia, no? Perché ti dà la possibilità di discutere, no? Ecco, date il microfono. Ah sì. La parte finanziaria, un attimo. No, ma risponde Federico, così lo sentono. Okay, per la parte, la risposta per la parte dei finanziamenti vari. Sicuramente anche il Fraunhofer di Bolzano abbiamo lavorato, anche se sono dedicati alla provincia autonoma di Bolzano, ma siccome gli interessava il nostro progetto, ci hanno incluso in qualche modo. Ma più che, diciamo, questione finanziaria, diciamo, dell'aiuto, è stato messo a disposizione dei ricercatori e di gente esperta. Questo è stato molto grazie, come diceva Antonella prima, alla RIR, quindi all'Università di Padova, abbiamo delle collaborazioni strettissime, adesso allargate, oltre che a Padova, con Verona, con SISA di Trieste, e questo sempre tramite dei bandi, in qualche modo, di progetti finanziati dal
dalla Regione Veneto. C'è la domanda allora? Grazie. Buonasera a tutti. La mia più che una domanda forse è una la necessità di un conforto. Inteso che nel nostro piccolo, perché noi non siamo una grande azienda, siamo comunque da 30 anni, il prossimo anno sono 30 anni, e abbiamo cominciato anche noi nel nostro settore, che è, diciamo così, il finissaggio della stampa digitale, quindi i nostri clienti tipici fanno i roll-up, che sono questi due aggeggi che ci sono qua a fianco. Facciamo una serie di macchinari che generalmente non vengono sentiti come parte fondamentale del processo lavorativo, perché siccome la madre di tutta quanta la lavorazione è la stampante, tutto quello che è il contorno non ha valore. Allora, siccome non ha valore, abbiamo tentato di darglielo. E siamo contro i cinesi, quindi macchine da 3.000 euro. Una macchina tutta italiana, do due numeri tanto per capire dove siamo, a 12.000, noi l'IoT lo abbiamo messo dentro. Il nostro piccolo, siamo partiti di pancia, non ci ha aiutato nessuno, quindi proprio vai, saltiamo l'ostacolo e abbiamo provato. Tutto funziona, abbiamo messo una serie di sensori e io sono, se posso, tecnico commerciale, quindi sono responsabile dell'azienda, vendo, compro, parlo con i clienti, quindi ascoltiamo molto quello che ci dicono. Anche noi in questo caso non abbiamo aspettato l'imbeccata del cliente, perché l'IoT nella testa dei clienti era fantasia, esisteva. Abbiamo fatto uno sforzo, insomma, per le nostre capacità, direi, importante. Lo abbiamo messo dentro a una macchina che vale 12.000 euro al cliente finale, considerando i margini di un rivenditore, perché il nostro piccolo sempre vendiamo in 50 paesi, quindi priole. La soddisfazione, abbiamo messo in piedi un sito, sì, un portale web dove il cliente può vedere una parte dei dati, no, il rivenditore vede dei dati, noi vediamo tutto. E quindi serve anche a noi per capire come le macchine sono usate, eccetera, eccetera. Gli abbiamo dato, tra l'altro, la possibilità non solo di ricevere dati, ma di inviare messaggi ai clienti. Questa è una cosa, probabilmente un pezzetto in più, nel senso, le nostre macchine adoperano dei materiali, il commerciale ovviamente ha i numeri delle matricole, sa dove sono le macchine, e anche questo, come si diceva prima, il fatto di sapere dove sono le macchine sembra che tu gli chieda dove va a dormire la moglie, perché è uguale quasi. E a forza di dai li stiamo convincendo, ma stiamo facendo una fatica bestiale. O siamo troppo avanti? La risposta che ci ha demolito è: a cosa mi serve sta roba? E come dicevi tu, il commerciale si smonta e torna a vendere le macchine da 3.000, perché alla fine non è più una questione di valore, ma è una questione di prezzo. E quindi siamo adesso, diciamo così, nell'impasse, perché gli abbiamo detto: se tu vuoi, mandi anche un messaggio. È uscito, abbiamo un numero limitato di parole che possiamo scrivere, cioè non scriviamo la Bibbia, ma sono uscite le laminazioni nuove, prezzo speciale, ti interessa? Se uno semplicemente dice sì, chiaro che dopo c'è tutto il lavoro della privacy, eccetera, eccetera, però se dice sì, automaticamente arriva una mail al commerciale. E la macchina legata alla matricola parla con commerciale e con assistenza tecnica del rivenditore che la... Ci hanno detto: a me sta roba cosa serve? Questi sono i nostri clienti. I nostri clienti, scusa, inteso come rivenditori. Noi ogni tanto arriviamo direttamente al cliente finale, ma molto, cioè, più parte è venduta tramite una rete di vendita. Il problema dopo è la manutenzione delle macchine, tutta una serie di cose che al momento non siamo strutturati per sopperire.
se si rompe una macchina in America, io non è che posso prendere in America un servizio di questo tipo, costa 1 miliardo e non è stabile. E siamo legati chiaramente a un servizio tecnico, ci sono i freelance, c'è tanta roba, però al momento siamo un po'... Io non so esattamente cosa farò. Però questo è stato... Sì, una soddisfazione di essere arrivati con un prodotto così, perché insomma vedo che siamo nella stessa direzione. Lo avevamo capito fortunatamente un po' di tempo fa. Il Covid, nel buco del Covid, noi abbiamo continuato a lavorare sotto via, come si dice. Quando siamo usciti, siamo anche adesso, aspettiamo la prossima fiera in America, perché probabilmente ci daranno un pezzetto di plastica come la macchina più innovativa del settore, però alla fine un bel chi se ne frega e basta, insomma, ecco. È frustrante perché siamo arrivati con un bel gioiellino e la risposta dal mercato è stata: e adesso no, ci cambia niente, prendiamo una macchina cinese che tanto con quello che vale la tua ne compriamo due. Però posso farle una domanda provocatoria da collega? Io apprezzo veramente quello che lei ha detto, perché abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Mi viene a fare una domanda provocatoria da collega, perché me lo sono posto anch'io anni fa. La domanda è: siete riusciti veramente a comunicare i vantaggi di quella macchina, perché il posizionamento di quella macchina a quel prezzo giustifica tutti quei vantaggi e quindi è un vantaggio per chi cacchio la compra? Non serve che mi risponda, mi creda, però è il vero problema che ho avuto io. Il posizionamento. Mi è costato 3 anni, mi è costato fare... cito e non me ne vergogno, fare un ufficio marketing comunicazione che prima non era neanche considerato, con gente nuova, gente giovane, gente capace, gente che fa un benchmark di tutti i prodotti, dove si contaminano tecnici e commerciali, ognuno per tutte le righe di loro competenza. E quindi ognuno che discute, ma l'aspetto lean è stato fondamentale nell'imporci un valore su ogni argomento, per arrivare a dire: bene, il totale di tutti i punteggi è quello che ti fa dare il tuo posizionamento, e quindi dire: sono fiero di presentare una cosa che è posizionata così, poi devo capire bene se il mercato l'apprezza. Devo capire se i miei interlocutori sono riusciti a trasferire i vantaggi di tutti quegli optional e se i miei venditori sono formati e capiscono esattamente come vendere. Cioè, scusi, non voglio fare ogni erba un fascio, però è quello che a me è capitato e quindi è quello che ho fatto. Se posso dire, mi ha tolto la parola di bocca. No, nel senso che il problema della comunicazione è un problema molto rilevante e a monte ci sta anche il problema sostanzialmente di capire effettivamente quali sono le esigenze del cliente. E ricordo una cosa, che loro hanno fatto una tesi con mio tesista, infatti dopo mi è venuto in mente, una tesi dove si faceva il benchmark proprio sui dati disponibili, quindi su internet credo, per capire come si posizionava il nuovo prodotto, il prodotto esistente rispetto a quello dei concorrenti e avere un'idea appunto del... Poi è chiaro che se si è disintermediati questo è un problema, perché se non si controlla il mercato, ma questo è un... può essere un problema, dipende dalla dimensione dell'azienda, dal tipo di mercato, e non è facile poi superare l'intermediazione, per disintermediarsi. Ci sono domande da casa che non vorrei dimenticare? No? Ok. Quanto tempo ci diamo ancora? Ci sono ancora domande? Se no direi che, vista l'ora, possiamo... Sì. Ah sì. Così poi io concludo rapidamente. Il problema che abbiamo riscontrato anche noi, questo, è con i tecnici after sales, quindi con i tecnici che fanno la manutenzione alle macchine. Noi abbiamo inventato, abbiamo creato questa bellissima applicazione con questi indicatori che monitorano tutti quelli che sono gli allarmi delle macchine, le performance e tutto quanto. Peccato che
primi sponsor di questa, di questo prodotto dovevano essere i tecnici che condividevano questa esperienza con i clienti nell'ottica di creare confidenza. E ci siamo resi conto che non lo facevano perché loro in primis non erano alfabetizzati, quindi non sapevano come funzionava e come comunicare questa cosa. Dall'altra parte non si sentivano parte di quest'idea, non sono sentiti coinvolti fin dall'inizio. Si sono sentiti calare dall'alto un po' questo progetto, che era un progetto ambizioso, degli ingegneri, ecco, che sviluppano il prodotto. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo coinvolto l'Università Ca' Foscari in questo caso e abbiamo creato un percorso di, grazie a degli strumenti di design thinking, proprio di percorso di ripensamento di quelli che potevano essere dei servizi che venivano, diciamo, da loro, basati sui bisogni dei clienti. E quindi è stato creato un team multidisciplinare, in primis i tecnici dell'after sales, poi c'era marketing, c'era lo sviluppo prodotto, e insieme si sono messi a pensare, creando proprio anche dei prototipi fisici, prototipando fisicamente, hanno creato una quindicina di idee, di soluzioni diverse. È venuto fuori di tutto, è venuta fuori la carta d'identità della macchina, è venuto fuori una sorta di Siri della macchina. Sono venuti fuori tutte queste idee, poi insieme hanno selezionato e hanno votato con delle priorità. E da quel momento è scattato un click, da quel momento loro si sono sentiti parte e hanno iniziato a parlarne tra di loro, a parlarne con i clienti. Infatti nel video una cosa che dicevo e che mi suona strano perché mi sembra vecchissimo, però alla fine effettivamente è un passaggio. L'alfabetizzazione è importantissima, prima del personale interno, perché bisogna capire che i dati sono un valore enorme, è un'opportunità enorme a cui non si può rinunciare. E quindi bisogna crederci a questi progetti qua, non bisogna mollare davanti alle difficoltà. Questa è una mia opinione personale. Però ci sono le difficoltà, vanno affrontate, vanno capite, vanno studiate, vanno analizzate, magari anche con l'aiuto di esterni. Noi utilizziamo sempre un occhio esterno, siamo un po' cronicizzati nel nostro mestiere, magari ci sfuggono delle cose che altri competenti dall'esterno vedono immediatamente. Di solito queste cose qui si superano proprio coinvolgendo le persone, creando il clima adatto per cui tutti si sentono inclusi in quest'idea, non si sentono esclusi, e grazie al clima positivo e alla creazione anche un po' di una sfida, no, tra i vari team, tra le persone, siamo arrivati all'idea di avere dei servizi connessi, che sono i servizi ibridi, che usano il digitale ma sono servizi fisici. Quindi diciamo, noi comunque proponiamo ai clienti dei servizi fisici di manutenzione programmata, di training, di formazione, ma sfruttano i dati, sfruttano la base dei dati che abbiamo, che accelera la creazione di esperienza. Vabbè, io ce l'ho, sono microfonato, come si dice in termine tecnico. Allora, prima di concludere, una cosa, diciamo così, una cortesia che vi chiedo, che riguarda delle nostre attività di ricerca. Penso che non tutti sappiano, perché è passato un po' sotto traccia, che tre anni fa, l'ISO ha emanato delle linee guida per quanto riguarda 56.002, per quanto riguarda il sistema di gestione dell'innovazione. Esistono delle linee guida che dovrebbero, potremmo dire alle imprese come organizzazioni in generale, in realtà, perché non riguarda solamente le imprese, potrebbe anche riguardare altri generi di organizzazioni, le modalità con cui si predispone un sistema di gestione e innovazione efficace. Allora, a parte la complessità della cosa, credo che questo non sia molto noto e noi saremmo interessati a fare uno studio. Allora, abbiamo già predisposto un questionario molto semplice da compilare online per capire sostanzialmente quale sia, come possiamo dire, il livello con cui le imprese del nostro territorio, come potremmo dire, sono in linea con le linee guida, ma anche ritengono importanti più o no o meno quelle linee guida. Dico solamente una cosa per chiudere brevemente: le linee guida strutturano molto il processo innovativo, invece qui in molti casi anche ci è stato detto
essere flessibili, avere certe possibilità di essere più agili, eccetera, eccetera, consente di... Ecco, vi chiederei la cortesia, vi manderò le indicazioni tramite Confindustria, se avete voglia, l'interesse di spendere una decina di minuti e di partecipare a questo rapido sondaggio online, che poi noi chiaramente queste cose le facciamo, le presenteremo in qualche altra occasione utilizzando anche questo tipo di evento. Io ringrazio e poi credo che devo lasciare la parola per una breve conclusione. Sì. Buon pomeriggio a tutti, sono Filippo Pancolini, presidente della sezione metalmeccanica Padova Treviso. Grazie Antonella e alla Galli di questo invito. Ci tenevo particolarmente a essere presente oggi, perché oggi vorrei dire si inaugura un percorso che, come ricordava prima Gero, è nato 3 anni fa. Non c'ero ancora io, però poi per cause di forza maggiore si è rimasto in sospeso, ma l'abbiamo ripreso con forza, convinzione, e ci ha portato ad oggi a questo incontro molto molto direi aperto, dove sono venute fuori tante idee, tant'è che io me le sono anche scritte qui, quindi perché la memoria comincia un po' insomma, è importante non tralasciare quelle che possono essere degli spunti importanti, perché poi è l'obiettivo dell'incontro. Questi incontri, direi, perché è il primo di una serie di incontri che si faranno, prendere spunto da quello che ci scambiamo in queste occasioni. Spunti che vogliono dire creare occasioni si parlava di contaminazioni, poter prendere da quello che sono le nostre esperienze, i nuovi modelli di business, che non riguardano solo il prodotto, la lean, si è parlato di lean, ma riguardano un po' tutto, è trasversale, riguardano credito finanza, riguardano il marketing, la comunicazione. A proposito di comunicazione, lei faceva riferimento al fare prima, ha ripetuto più volte, meccanici più di qualche volta me l'ho sentito dire, effettivamente sappiamo fare, ci concentriamo sul quotidiano, pianifichiamo anche in tempi in cui è molto difficile, però spesso non sappiamo comunicare, o meglio il far sapere diventa più difficile, quasi diventasse una perdita di tempo tra virgolette, e invece no, è un guadagno di tempo. Io oggi ho guadagnato tempo a venire qui, ho preso delle informazioni che sono servite a me, alla mia azienda, e come la mia azienda penso servano alle aziende associate. Questo è molto importante. Di esempi ce ne sono a non finire, e vorrei ringraziare davvero tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso. È un percorso che non è stato facile, ringrazio le aziende che hanno dato in primis l'esempio, diciamo così, perché poi hanno fatto da spinta virtuosa per tante altre aziende a seguire nei prossimi incontri. Sarà un percorso che continuerà nei prossimi mesi. Ecco, e in questo la comunicazione diventa fondamentale. Quindi riuscire a comunicare in modo efficace attraverso dibattiti aperti tra aziende. Adesso stiamo tornando sempre più in presenza, anche questo è un valore, e confrontarsi. Ci sono delle parole chiave che sono emerse nel corso dell'incontro, io me ne sono segnate alcune di queste, ne le ho già dette. Si parlava di cultura di competenze. Questo è un qualcosa che lo state facendo nelle vostre aziende, l'avete fatto negli ultimi 10 anni, negli ultimi anni, l'avete fatto anche al di là, certe volte, del budget, magari, tanto di pancia, quello che l'imprenditore fa.
E quindi questo legato ad altri fattori che sono, l'abbiamo parlato di Lean, il cliente al centro, il cliente diventa la parte fondante di tutto quello che facciamo. Nuova mentalità, quando si entra in nuova mentalità ci sono delle barriere in entrata fortissime, lo sappiamo. Abbiamo tutti, lo sperimentiamo ognuno nella propria azienda. Fattore umano fondamentale. Faccio un esempio e poi concludo, perché sennò parlerei per ore. Però è vero, la tecnologia aiuta in tutto quello che facciamo. Però senza le persone, parlo ad esempio nella mia specifica azienda, noi facciamo dei bruciatori, test e combustione, quello lo fa una persona che ha esperienza, non la fa una macchina. La macchina non si accorge se c'è qualcosa che non va. Sì, certo, potrà calcolarti al millimetro le tolleranze, qualsiasi cosa, però l'esperienza di una persona ti va a cadere subito su quello che... E questo fa risparmiare tempo, è efficienza. E crea cultura di impresa all'interno. Processo di delega. Altro mattone bello grosso, perché in effetti siamo abituati, e non eravamo abituati in passato, ma sempre più cominciamo a delegare, ed è necessario. Ecco, io mi fermo perché sennò vado avanti a parlare di altri temi. E voglio solo ricordarvi che questo, ripeto, è il primo di uno degli incontri che faremo, ne seguiranno altre aziende che aderiranno a questo progetto, e l'associazione, la struttura, che ringrazio nuovamente per averci supportato davvero, perché sono stati 3 anni, parlo nel mio specifico caso 1 anno e mezzo, ma 3 anni davvero difficili da gestire, insieme alle aziende e agli associati hanno portato a questo risultato. Grazie ancora davvero a tutti.